No sé cómo explicarlo. A ver, hoy hemos salido de Matera, donde nos hemos pasado día y medio, nos han dado de comer, ya lo he explicado, nos han dado todo lo que queríamos, lo hemos pasado genial con esta cuadrilla de chicos. Hemos hecho 35 kilómetros o menos, no sé cuánto hemos hecho, desnivel casi nada. Hace calor hoy, pero perfecto. Y nos hemos parado en esta fuente. Agua mineral. Lo sabemos ahora, que es agua mineral, porque cuando hemos parado, de repente ha llegado una furgoneta casi derrapando y... Micaele ha salido. Y Micaele ha salido del coche, un hombre de aquí italiano que tiene pues una zona de camping, agriturismo. Algo así, agriturismo. Y nada, nos ha dicho, ¿queréis venir? Tal, no sé qué. Y ha dicho que es gratis, que nos esperaba. Y nada, son 4 kilómetros que vamos a hacer ahora. Y creo que nos vamos a quedar. Sintonia, è una cosa speciale. Io ho visto... Non l'ha visto dalla strada, che ha fatto per vedere noi là dalla fontana? No, per caso, io vengo tutti i giorni qua, ma molti camminano su questa strada. Ma questo è il vostro ideale per voi e voi siete le persone ideali per me. Non servono soldi. Dobbiamo solo fare comunicazione. Ma stai già registrando? Già. Benvenuti, benvenuti a Gravina in Puglia. Gravina in Puglia, la città del grano e del vino. Lei è la mia moglie. Come si chiama? Pina. Pina. Maria e Adriano. Maria e Adriano. Allora, lui mettete una bici, qui ne mettete un'altra. Nos ha estado hablando un poco de lo que hacen, de todo el tipo de trabajo que hacen aquí. Y la verdad que está muy guay, el sitio recogidito, pero todo muy guapo, mucha cosa reciclada. Y nada, a ver cómo fluye la cosa. La verdad es que Micaele es majo. Es bastante majete, aunque va 100 por hora, igual es porque es el principio, pero va como un loco. Y nada, a ver qué feeling hay, igual no creo que nos quedemos aquí mucho tiempo, en plan una semana. Aunque ya hemos descansado, entre comillas, hemos descansado en Matera, aunque más que descansar hemos estado ahí pues bebiendo y todo el día un poco de farra, más que nada. Y bueno, trabajando con los vídeos y demás. No estamos muy cansados, pero yo qué sé, así es el viaje. Si esto ha llegado en el camino, pues lo aprovechamos, ¿no? ¿Qué creéis? Vamos a hablar un poquillo y a ver qué feeling hay. Igual nos quedamos un día más o... ya veremos. Che hai fatto oggi?
Oggi sono stato prima nel vigneto, presto, alle 6 di mattina. Ah, perché facciamo sentito. Una pulizia, si chiama potatura verde. Togliamo le parti eccedenti di vegetazione per far esplodere diciamo, la parte della pianta che ha le uve attaccate. E quindi concentriamo tutti quelli che sono i sali minerali su pochi grappoli. Facciamo qualità, ma non quantità. Poi che hai fatto? Poi sono stato in città, ho cambiato automezzo perché serviva la mia moglie, ho portato qui delle sedie e dei cuscini perché avremo degli ospiti particolari da domani e sono ragazzi che vengono da tutta Europa perché ospitiamo un progetto Erasmus Plus. Verranno anche dalla Spagna, vengono da Cipro, vengono dalla Polonia, vengono dalla Grecia e faranno questa esperienza in questa masseria didattica, una scuola di formazione diciamo rurale, dove loro dovranno diciamo vivere, operare, trasformando i prodotti della nostra azienda. Prendono gli ortaggi, li lavoriamo e li mangiamo. Dalla farina faremo la pasta, dai frutti faremo le marmellate. Abbiamo poi il pollaio che prenderà gli scarti di cucina, per cui chiuderemo il ciclo ambientale con acquisti a passo zero, proprio vicini qui nella stessa azienda, e produzione di rifiuti zero. Il chilometro zero. Passo zero. Chilometro lungo, passo zero, perché l'orto è qui. Ma sono una persona che ha avuto, diciamo, grazia dalla vita. Sono felice di tutte le cose che ho fatto. Dico spesso che la vita mi ha dato più aspettative di quanto pensassi. Sono partito da niente, ho cominciato in un altro settore, con l'informatica, 30 anni fa. Ho fatto molto lavoro in quell'ambito, ero tra i pochi sul mio territorio. Ho fatto anche una grande operazione in Albania. Abbiamo portato per primi l'informatica in Albania, i computer, le macchine da calcolo, i sistemi per ufficio, ma questo già nel 93. E oggi questa azienda la segue mio figlio e mia moglie. E io da un po' di anni mi sono dedicato a maggior tempo, con più tempo, su questa rete di piccole imprese che hanno questa impresa agricola, che è masseria didattica, rifugio per i camminatori, per i cicloturisti, per i camperisti, perché ci piace colloquiare con queste persone, ma anche intercettare utenza che riteniamo interessante perché la visita possa essere una visita esperienziale, una visita che lascia un'emozione. Non è importante che paghino, è importante che noi trasferiamo un'emozione e questa emozione poi si traduce in un contatto che noi continuiamo ad avere nel tempo e questo contatto ci genera anche future vendite. E come passiamo quindi dal mondo dell'informatica e poi a questa forma di pensare? Dai, mi fa pensare che hai tornato al tuo territorio, come dici che il tuo lavoro prima non era relazionato con il tuo territorio che conosci tan bene, che è tan ricco, che sai tan bene la storia. È stato questo passo o come hai fatto? Ma oggi io credo che in tutte le nazioni evolute, anche l'Italia ormai ha raggiunto questo livello di maturità, non si può nella vita fare un solo mestiere. Per cui si cambia lavoro facendo l'impiegato da settore a settore, facendo l'imprenditore da settore a settore, facendo qualsiasi tipo di livello occupazionale, ma c'è una mutazione del lavoro che è molto dinamica, molto veloce. Quindi diciamo che ci vuole capacità di adattamento. E io forse ho questo pregio, però devo dire che si è risvegliata in me una sensibilità ambientale e una sensibilità di vicinanza al mondo rurale dell'aperto, perché io da giovane ho fatto il Boy Scout. Sono stato scout per molti anni, fino all'età matura. Me lo sono ritrovato quando, comprando questa casetta che era abbandonata, come molte altre che erano qui su questo territorio abbandonate, ho pensato di ricostruire un ambiente che si rifacesse un po' a quella che io ho vissuto nell'infanzia e nell'adolescenza.